Questo testo, come vi dicevo, è di grande successo e pose la Toscana come una realtà internazionale, proprio perché era un dialogo con gli stranieri. Contemporaneamente, nel 1838, cosa si forma? Si forma a Firenze. Si forma a Firenze una vera e propria società di letterati che si pongono l'obiettivo di raccogliere denaro per la pubblicazione di opere storiche, in particolare di due opere storiche relative a Firenze. Uno degli storici più interessanti del Cinquecento è indubbiamente Benedetto Varchi, e Benedetto Varchi ha scritto la sua storia fiorentina dedicando attenzione soprattutto a uno dei periodi più tormentati della storia della città, quella storia che ha determinato poi l'avvento al potere dei Medici in modo concreto. A quale periodo mi riferisco? All'ultima Repubblica Fiorentina, 1527-1530. Cosa avviene? Nel 1527 Clemente VII viene attaccato da Carlo V d'Asburgo. Clemente VII, Papa Medici, a Roma è attaccato dalle truppe imperiali. Carlo V, vittorioso a Pavia nel 1525 contro il re di Francia Francesco I Valois, vede con grande disappunto il sostegno della Santa Sede, Clemente VII, dà alla Francia. Ritiene Carlo V il Papa un nemico politico. Cerca dunque di giungere a una soluzione, non trovando da parte di Clemente VII la volontà di giungere a una. L'attacco a Roma viene deciso. Quindi le truppe che erano già in Italia, le truppe imperiali a Pavia, in Lombardia, vengono lentamente avvicinate a Roma e nel 1527 noi vediamo il celeberrimo episodio del sacco di Roma. Clemente VII costretto a rifugiarsi nel Castel Sant'Angelo e a difendersi. Testimone eccezionale del sacco e della difesa di Clemente VII in Castel Sant'Angelo, uno dei massimi artisti fiorentini del momento, Benvenuto Cellini, che era insieme a Clemente VII in Castel Sant'Angelo e che ha raccontato nella sua bellissima autobiografia tutti gli eventi. Ebbene, nel momento in cui Clemente VII era chiuso in Castel Sant'Angelo e quindi impossibilitato ad agire, Firenze, che era sotto i Medici e quindi sotto Clemente VII praticamente, coglie l'opportunità della difficoltà del Papa, si ribella, avviene una rivoluzione, i Medici sono cacciati, i rappresentanti dei Medici soprattutto, sono cacciati dalla città e viene restaurata una repubblica antimedicea nel 1527. Naturalmente questa repubblica antimedicea ha come referente una figura
del recente passato che ha alimentato lo spirito repubblicano, che è Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola rimane proprio nel 1527 una sorta di nome tutelato della ultima Repubblica Fiorentina. E le vicende dell'ultima Repubblica sono vicende tragiche per certi aspetti. Ci sarà naturalmente un accordo fra Clemente VII e Carlo V, dopo il sacco, e Clemente VII lascia l'alleanza della Francia, si allea con Carlo V, ma cosa chiede a Carlo V in cambio dell'alleanza e del sostegno papale? Il ripristino dell'autorità medicea a Firenze. Quindi queste truppe imperiali, che da Pavia si sono spostate a Roma, ripartono di nuovo e da Roma si spostano a Firenze e assediano Firenze nel 1529. L'anima della difesa fiorentina è costituita da un comandante di un po' leggendario, Francesco Ferrucci, che sarà però sconfitto e ucciso a Cavinana sulla montagna Pistoiese. Ma l'anima della difesa fiorentina a Firenze sarà rappresentata dall'artista più celebre in quel momento, cioè da Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti era repubblicano, lavorava per i Medici, perché era molto ben pagato da loro, ma non condivideva la politica medica. E praticamente nel momento in cui Firenze ha bisogno, nel corso dell'assedio, Michelangelo è al servizio della Repubblica Fiorentina come ingegnere militare. E come ingegnere militare cosa fa Michelangelo? Fortifica uno dei punti nevralgici dove era il comando imperiale. Il comando imperiale era lontano, relativamente lontano, sulla collina di Arcetri, nel piccolo paese del Pian dei Giullari, e il punto di attacco era sostanzialmente l'area della chiesa di San Miniato. La chiesa di San Miniato era il punto più avanzato della difesa fiorentina. Michelangelo aveva fatto circondare tutta San Miniato con una grande muraglia e praticamente la chiesa di San Miniato al monte era una fortezza. Il punto più elevato della fortezza cos'era? Il campanile della chiesa di San Miniato. E lì Michelangelo fece mettere due cannoni sopra il campanile che vennero affidati a un bombardiere, come allora si chiamava, di particolare capacità, detto Lupo. Lupo aveva due cannoni e questi due cannoni al di sopra del campanile sparavano contro gli imperiali che si trovavano praticamente nella strada del Giramontino, quella strada dietro San Miniato che sale verso Arcetri. Gli imperiali misero in funzione quattro cannoni contro il campanile di San Miniato, ma questi quattro cannoni non ottennero granché. Colpirono più volte il campanile, ma non colpirono i cannoni. E Michelangelo ordinò che
venisse protetto il campanile con balle di lana, con materassi, poi con un terrapieno. Se voi andate a visitare San Miniato, guardate il campanile, si vede molto bene dal cimitero delle Porte Sante. In alto il campanile presenta molte rotture, non è il tempo, sono le palle degli imperiali, palle di ferro, che hanno colpito il campanile. Quando fu fatto il viale dei Colli e fu fatta in particolare la parte relativa a San Miniato, questo ingresso con questa scala monumentale, furono trovate tante palle di ferro che erano state sparate dagli imperiali, era proprio la testimonianza di questo. Ebbene, la narrazione di questi eventi di chi è? Di Benedetto Marchi. Benedetto Marchi ci fa vivere questi straordinari momenti della storia fiorentina, l'opera di Michelangelo, i combattimenti, il campanile di San Miniato protagonista. Sul Lugano, scendendo giù, voi trovate ancora una piccola strada che è una traversa di via San Niccolò che si chiama Via Lupo. Come mai? È il nome del bombardiere che era sopra il campanile. Quindi la pubblicazione del testo di Benedetto Marchi era una pubblicazione importante e significativa, e questa società fece di tutto perché l'opera venisse trasformata. Interessantissima la vicenda di Michelangelo. Michelangelo si distinse dunque come uno dei più acerrimi nemici di Medici in questa circostanza. Clemente VII, sia di Roma, lo condannò a morte, però emanò subito un ordine molto interessante. Michelangelo era condannato a morte, ma l'ordine era di non torcergli un capello. Doveva essere impaurito e basta, per tornare a lavorare per i Medici. Michelangelo si nascose nel modo più perfetto, secondo la tradizione, in un sotterraneo a San Lorenzo, non fu mai trovato. Quando Firenze si arrese, Firenze fu occupata dalle truppe imperiali, fu cercato di non fu trovato. Non riuscivano a trovarlo. Il Papa, per far uscire Michelangelo, ricorse all'unico vero espediente, lo graziò, invitandolo a uscire per tornare a lavorare per i Medici. Michelangelo uscì e tutto uscì. Per la grandezza di Michelangelo, caso rarissimo per il Cinquecento, poteva permettersi anche di avere idee politiche contrarie a chi dava a lui lavoro e denaro, un caso straordinario. Ebbene, tutto questo è nella storia fiorentina di Benedetto Marchi, che viene pubblicata a Firenze da questa società proprio costituita nel 1838 a cura di un erudito che fece l'edizione critica sostanzialmente, elaborò il testo sulla base dei manoscritti e fece le note. E questo erudito si chiamava Lelio Arbib. Lelio Arbib.
che è un benemerito e l'opera, grazie a questa società creata nel 1838, ebbe una lunga elaborazione e uscì definitivamente nel 1841 in tre volumi. Questo è il primo volume e naturalmente nel primo volume, cosa voi vedete il ritratto di Benedetto Varchi. Ecco il ritratto di Benedetto Varchi e siccome è un ritratto molto ricco di inchiostro, quando c'è molto nero c'è molto inchiostro, allora perché l'inchiostro non passi nella prima pagina, hanno messo questa paginetta per coprire esattamente il ritratto, vedete, e questo è il vero frontespizio. Storia fiorentina di Benedetto Varchi con aggiunte e correzioni, corredata di note per cura di Lelio Arbib. Era la società di San Giovanni che ha fatto questa... No, è una società di letterati. E basta, senza nome. No. A spese della società editrice delle storie del Nardi e del Varchi. Fu creata questa società per pubblicare le storie di Jacopo Nardi e di Benedetto Varchi, che tutte e due riguardavano questo periodo interessante della storia fiorentina. Molto interessante, in questo caso noi non vediamo una carta, non vediamo una carta geografica di Timmi, ma vediamo un albero genealogico e naturalmente a quale famiglia è riferita questa, la famiglia Medici. Quindi come corredo di quest'opera noi vediamo l'albero genealogico della famiglia Medici. E questo qui è molto importante perché questa storia è estremamente importante per la tradizione fiorentina. L'edizione è un'edizione esemplare soprattutto perché questa edizione ha nel titolo corrente in alto quello che voi non trovate di mai, l'anno a cui si riferisce la pagina addirittura. Quindi, 1527, gli eventi del 1527, e sostanzialmente è soprattutto la storia del 1527, ma successivamente 1528. Quindi voi, scorrendo le pagine a colpo d'occhio, vedete subito se si parla degli eventi del 1527, degli eventi del 1528, degli eventi del 1529, degli eventi del 1530. Cioè è il modo più semplice, più bello, per seguire. Quindi sostanzialmente questa grande opera dell'Arbib resta un monumento soprattutto perché mai dopo è stata fatta una edizione così completa. Cioè ancora oggi, per citare la storia fiorentina di Benedetto Varchi, per vedere l'edizione più completa noi dobbiamo fare riferimento a questa edizione. Ne sono state fatte altre edizioni, però non così complete. E quindi questo impegno viene sostenuto dalle
partecipa a questa società e la incarica è estremamente importante per ricostruire una delle pagine più importanti della strategia. Perché una delle pagine più importanti? Perché con la caduta dell'ultima Repubblica Fiorentina, Clemente VII chiede a Carlo V un altro, quello cioè di nominare i Medici duchi di Firenze e di creare a Firenze una dinastia ereditaria. I Medici non avevano nessun titolo nobiliare connesso a Firenze. Viene creato da Carlo V nel 1530. Con la caduta della Repubblica, i Medici, nella persona di Alessandro dei Medici, ottengono il titolo di duchi di Firenze. Quindi è l'inizio del ducato, che diventerà poi Grande Ducato, e la radice quindi del potere dinastico è in quel momento. Leopoldo II è Grande Duca di Toscana, non appartiene alla famiglia Medici, ma sa che la radice antica del suo potere deriva da quegli eventi. Quindi vedete l'importanza di pubblicare questo testo, l'importanza della storia. E con Leopoldo II quindi anche la storia diventa protagonista. Quindi vedete in questi anni, anche se sono pochi, 36, 37, 38, noi vediamo tante iniziative, l'industria del borace, l'attività della seta, opere singolari, un poeta divertente, cioè una Toscana estremamente vivace sotto questo. Io mi fermo qui, avete delle domande? L'Abderel poi che fine ha fatto il territorio tutto? A chi è passato alla morte? Passò ai Cinori Conti, ai principi Cinori Conti. E tuttora? Ormai no, le realtà geotermiche erano dell'Ennio.